Mavis è nata 60 anni fa esattamente, facciamo l'anniversario quest'anno, e da un'idea geniale del nostro fondatore Adriano Visentin per soddisfare le prime esigenze che erano nate qui nel territorio per quanto riguarda le molle. Poi negli anni ha diversificato notevolmente la propria produzione e oggi copriamo una varietà enorme di prodotti. Nella sua complessità ha 8 stabilimenti produttivi. Allora, oggi nel gruppo siamo oltre 700 dipendenti. Un'altra forza di Mavis è che ha fornito sempre al cliente un supporto nella progettazione. Produce per oltre il 60% per il settore auto. Nel gruppo totale mandiamo oltre gli 80 milioni di pezzi al mese. Noi da sempre, per poter misurare i particolari tranciati, piegati e produzione CNC, abbiamo bisogno di strumenti adeguati per poterlo fare. Questi sono i proiettori di profili, dove io ho uno strumento, metto il pezzo, con una luce particolare riesco a definirne la forma e quindi a rilevare delle misure. Siamo arrivati poi a scegliere i proiettori Metis perché rispondevano in maniera adeguata alle nostre esigenze. Un pezzo con 17 quote da misurare col proiettore manuale impiegavi 20 minuti. Oggi col programma fatto sullo strumento Metrios, quel pezzo lì lo misuri in 7 secondi, cioè da 20 minuti a 7 secondi. L'introduzione dei produttori Metrios in azienda ha facilitato notevolmente il lavoro delle persone che devono controllare. E se prima una persona poteva seguire 4 impianti per il tempo che ci impiegava a fare le misure, oggi la stessa persona può seguire la qualità di 6-7 impianti. Con il nostro lavoro supportiamo la produzione, in quanto è importante per gli operatori tenere monitorata la macchina e capire l'andamento della produzione. Può capitare, come in questo caso, che il pezzo abbia più viste. La cosa bella di questo strumento è che con pochi rapidi click possiamo avere un report PDF già preimpostato con tutte le quote analizzate. Da noi sono gli operatori che sono responsabili della garanzia della qualità del prodotto. E poi un altro vantaggio importante è che nel proiettore manuale ne metti uno alla volta a pezzo. Nel piano del Metrios, se la dimensione del pezzo lo consente, ne misuri più pezzi nello stesso tempo.